Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Grazie mille ai nuovi iscritti, grazie di cuore. Per chi è nuovo, io sono Emanuela. Se la tipologia di video vi piace e il video è di vostro gradimento, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Voi questo video lo vedrete lunedì, quindi vi auguro un buon inizio settimana, ma per noi oggi è domenica. Le pulizie di oggi cominciano proprio dalla gabbia di Skyler. Skyler, per chi non lo sapesse, è il coniglietto di famiglia. Stavolta non sono andata di salviettine per pulire la gabbia, ma ho proprio infilato la gabbietta nella doccia e sono andata col Citrosil a disinfettare e l'ho sciacquata molto molto bene. Proprio perché il coniglietto poi non deve sentire la puzza comunque del detersivo. Adesso l'ultima cosa che stavo andando a fare, ma l'ho persa. Mi sono persa. Ah, qua. Stavo asciugando la ciotolina che sono andata a lavare per bene, bella lucida lucida. E poi andrò di Dyson, ovviamente, perché a parte pelucchine, cose che già c'erano, si è creato un bel po' di pieno e paglia per terra nel pulire la gabbietta del coniglio. E quindi, ovviamente, devo toglierla immediatamente perché mia figlia, con mio marito di là, se arriva qua dentro, comincia a mangiare fieno praticamente. Perché per ora ha la fissa di prendere le cosine piccoline. Ha imparato la manualità con il pollice e l'indice, e quindi le piace prendere le cosine piccoline da terra e le porta alla bocca. Quindi praticamente io sto tutto il giorno col Dyson in mano. Mangiando nella sua gabbietta bella pulita. Allora, oggi per noi è domenica, voi sicuramente lo vedrete lunedì, appunto. Appunto andrò a fare delle pulizie veloci, come vi ho detto, e poi dopo pranzo andremo a comprare qualcosina di vestiti a Giuliana, che comunque sta crescendo molto molto velocemente. E quindi, essendo che siamo in procinto per l'autunno e il tempo fuori già sta rinfrescando, ha bisogno appunto di leggings, di magliette, quindi poi vi farò vedere le cosine che ho comprato. Ma detto questo, oggi praticamente fate tutta la giornata con noi. Nel video della friggitrice d'aria, dove ho parlato della friggitrice d'aria, una ragazza mi ha commentato, ma anche su Instagram comunque me l'hanno chiesto, quindi per questo ho deciso di farlo, anche perché dico non mi costa niente, una dimostrazione di fritto appunto nella friggitrice d'aria. Siccome comunque stasera devo andare a fare la salsiccia, ovviamente non nella friggitrice d'aria, e le patatine, andrò a fare questa piccola dimostrazione della friggitrice d'aria. In questo video saranno le patatine, ma nei prossimi video vi farò vedere altre cose, perché comunque io la utilizzo ogni sera, se non è ogni sera quasi, perché mi ci trovo benissimo, è la mia salvezza. Le cose si cucinano appunto subito, ma non voglio essere ripetitiva, l'ho già detto nel video dedicato alla friggitrice d'aria, e quindi rimanete con noi per questa domenica insieme. E partiamo subito dal bagno. Io lo utilizzo il Winnis anche per pulire il WC, perché è disinfettante, comunque va ad eliminare i batteri anche lui, a parte che ha risciacquato immediato, quindi possiamo fare questi begli spruzzi così che poi tanto si risciacqua subitissimo. Qui bolle tutto, siamo già ora di pranzo perché comunque ci siamo alzati tardi. Io stanotte ho fatto con mia figlia il turno dalle 3 alle 5 di mattina, sveglie. Mia suocera ieri ci ha gentilmente portato questo bellissimo contenitore, dentro c'è il condimento per la pasta al baffo.
pasta al baffo, cozze, vongole, calamaro, poi finocchietto, Finocchietto. vabbè, sì. Una cosa di mare, Tutte cose una di salsa a mare. base di finocchietto. Buona, buona, raga. E dopo pranzo vado subito a fare i letti. Vi ho detto già che ci siamo svegliati tardi stamattina perché ho fatto la nottata e quindi poi stamattina avevo sonno, la bambina ha dormito e ne ho approfittato anch'io, quindi i letti praticamente sono slittati per dopo pranzo. Ma non casca il mondo se per un giorno non li facciamo subito appena svegli. E qui ho finito, vado a riprendermi Giuliana che avevo messo nella culla per evitare che combinasse qua in giro per la camera da letto. Adesso ci riposiamo un po' e poi più tardi si esce a fare shopping. E cambio di scenario, ragazze, sono le 5 del pomeriggio, ci siamo preparati, mi sono vestita. Era da tanto, forse che non mi vedevate vestita. Stiamo andando da Piazza Italia a comprare le robine per Giulie. E mentre facevamo strada verso Piazza Italia, abbiamo voluto filmare il nostro bellissimo lungomare. Da notare che la gente sta ancora al mare mentre io sto andando a comprare i vestiti per l'autunno. Sto proprio proiettata avanti io. Vediamo i sacchetti. È arrivato Babbo Natale. Dovevamo prendere per la bimba, invece abbiamo preso per tutta la famiglia. Un classico. Allora siamo tornati a casa, vi faccio vedere subito 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 quello che abbiamo comprato, così poi andiamo a fare la dimostrazione della friggitrice ad aria. E io vado a preparare per la cena perché comunque sono già le 19:20. Allora, questo bel paio di jeans per mio marito, con le tasche così, molto belli. E poi andiamo avanti. Lui ha preso, così finiamo col suo reparto direttamente. Andiamo avanti. 5 euro questa qui, questo bellissimo maglioncino, fino. Non è molto pesante, però per il mezzo tempo va benissimo. E poi ha preso, quando lo trovo ve lo dico, vado avanti, perché comunque ho una certa premura. Io ho preso per me questi bei pantaloni con i tasconi dietro, a vita proprio alta, con la cinta. Sono bellissimi, mi sono piaciuti tantissimo. Sono stile pantaloni da lavoro, praticamente, ma mi sono piaciuti tantissimo. Questi qua li ho pagati, non lo so perché mi hanno tolto il prezzo, ma comunque se non mi sbaglio 19,90. Sono state la cosa più cara che ho preso. Poi ho preso questa camicia 12,95 e questa mi è piaciuta tantissimo, soprattutto il colore. Guardate che bello il colore. Bello bello questo ciclamino. E poi ho preso una semplicissima maglia nera, questa si abbina su tutto, si può mettere sotto qualsiasi cosa, si possono creare mille outfit con una semplice maglia nera basic, 5,95.
poi due belle felpa, perché io nel mezzotempo e anche d'inverno adoro le felpa. Sto comoda sia per fare pulizia in casa che per uscire, quindi sono andata di felpa. Questa qua l'ho presa addirittura L perché la M non c'era, ma mi piaceva tantissimo. Poi comunque mi piace l'effetto anche del felpone bello grande, quindi comunque l'ho presa comunque perché la M non c'era. Un attimo, recupero la bambina da sotto il tavolo. Vieni qua. Cucù. E poi questi bellissimi fermaglia Giuliana, la confezione, ecco. Ce l'ho qui, sono bellissimi ed è uscita anche la bacchetta magica con cui ovviamente giocherà Gabriele o Giuliana. Lei la mangerebbe al volo. Poi ho preso quest'altra felpa, appunto, non due felpe, così, con le scritte nelle maniche. E poi questo bellissimo piumino per Gabri, per il mezzotempo, questi sono fantastici, proprio modello basic. Molto semplice, ma ci è piaciuto proprio per questo. Questa maglia pagata pochissimo, 3,95. Abbiamo voluto prenderla proprio per il prezzo. Dico, non mi è piaciuta granché la scritta, però per i bambini che si sporcano in continuazione, a questo prezzo ho voluto prenderla. E poi queste due bellissime felpe. Questa è una. Ragazzi, ho preso 8-9 anni. Non so se mette a fuoco. Lui ha 5 anni, sia come corporatura, perché è un po' grassottello, e sia anche come altezza, prende la 8-9 anni. 8-9 anni. Sarebbe bastata anche una 7-8, però ho voluto prenderle un punto più grande, una misura più grande, appunto perché comunque devono durare, deve farci comunque tutto l'autunno e magari poi ritrovarsele. Ce l'ho presa anche in previsione che se le possa ritrovare in primavera, vedremo. O comunque anche d'inverno, perché si possono mettere anche d'inverno con la maglia della salute sotto, quella col collo, vedremo. Le ho prese più grandi, ma ragazze vi assicuro, gli vengono, cioè se la prende proprio tutta la maglia. E poi questa qua, bella, bella pure, mi è piaciuta. Sono proprio da ragazzo, perché ormai lui è un piccolo, ma prendo la misura da ragazzo, quindi comunque le stampe sono da grande. E andiamo avanti. Questa bellissima camicia sempre per Gabri. Meno male che eravamo scesi per Giuliana, c'eravamo andati per la bambina. Questa la può mettere sia chiusa sia aperta. A me piace tantissimo l'effetto che fanno queste aperte con un'altra maglietta sotto sui ragazzini, sui bambini. Sono molto molto belle abbinate così. E finalmente siamo arrivati a Giuliana. Mi avvicino al seggiolone e allora gonna jeans, questa con poi con le pantacollant sotto, come si dice, con i collant, sapete, quelli di un po' di lana intrecciati, stanno alla fine del mondo, mi piacciono da morire le bambine vestite così. Poi ho preso questo completo, che è il pantalone grigio con questa qua, che secondo me non sta benissimo, l'ho preso più che altro per la maglia, perché mi piaceva la maglia. Questa la posso abbinare con una bella gonnellina o anche con un bel leggings, con un jeans, e anche per uscire magari la domenica mi piace come idea, perché insieme onestamente non mi fanno impazzire, non so nemmeno perché le abbiamo abbinate, a parer mio. Comunque, le pagliette, mia figlia, per ogni giorno non le metto, almeno io, non lo so, a meno che non dobbiamo uscire, andare da qualche parte, la penso così. Andiamo avanti. Poi, questa così bianca, 4,95. Poi, un'altra bianca, questa è più a felpina, e questa l'ho pagata 3 euro. Qua. Poi ho preso, sempre in bianco, questo cardigan, questo con i bottoncini, questo pagato 9,95, ma questo veramente ce li vale, perché con questi possiamo coprire i bambini in qualsiasi momento, anche se hanno la manichetta corta sotto, vai a mettere questo. Non so che sta succedendo, comunque vai a mettere sotto questo, sopra questo, e già comunque la vai a riscaldare la bambina, già coperta. E poi leggings blu, leggings rosa con i cuori, leggings marroni e
E poi, quest'altra felpina con rosa e dorato. Io ve l'ho detto anche l'altro video, io impazzisco appena vedo rosa, nero e dorato. Cioè, veramente, anche col bianco, bianco, rosa e dorato. È un abbinamento che mi manda fuori di testa, mi piace da morire. E quindi ho preso questa. E poi questa qua è l'unica manica corta che ho preso, prezzata 2 euro, perché appunto per il prezzo che era, ho voluto prenderla per gli ultimi giorni di caldo. L'unica manica corta, poi tutto il resto l'ho preso in previsione dell'autunno, e dei giorni comunque che verranno un po' più freddi. E questa qua con tutti questi coniglietti e lecca-lecca molto cucciosa. Comprato da Piazza Italia e adesso li metto via e comincio a preparare per la cena e vi faccio questa dimostrazione della friggitrice d'aria. Allora, ed eccoci pronti per questa dimostrazione. Qui ci sono le patate, qui c'è il cestello della friggitrice, che come avevo detto nel video precedente, la friggitrice d'aria, sto cucinando, amore mio, si sgancia facilmente. È questo qui, questo è il forno dove vanno a finire i residui. Io vado a mettere le patate senza olio, completamente senza olio. C'è chi preferisce mettere comunque un filo d'olio, una spennellata, comunque una spruzzata di olio a piacimento. Io le ho sempre fatte senza un filo d'olio ed è quello che andrò a fare come ogni volta. E mettiamo le patate senza olio. Sì. Adesso vado così senza olio a metterle direttamente così. L'ho accesa e vado ad impostare il programma, in questo caso patatine. Ma se non vorresti impostare il programma e voglio fare di testa mia, qui ci sono i gradi, vedete, scendono, salgono, e il tempo, cioè comunque possiamo fare come vogliamo e possiamo cucinare qualsiasi cosa. In questo caso io metto il programma patatine, eccolo qua che lampeggia, metto play. Lei già da sola mi dà 200 gradi per 20 minuti e va da sola. Io posso andare a fare quello che voglio, cioè andarmi a fare i fatti miei, che lei va da sola e le patatine, ragazze, vengono buonissime. Mio figlio ha moltissima fame, quindi 20 minuti, veloce veloce, e andiamo a vedere come vengono queste patatine. Un altro dei vantaggi comunque, ragazzi, della friggitrice d'aria è che andiamo a fare schizzi d'olio per tutta la cucina, che poi dobbiamo andare a pulire. Andiamo a pulire solo il cestello, e poi comunque evitiamo i cattivi odori, perché sì, poi a un certo punto anche con la friggitrice d'aria l'odorino si sente, ma non è quella puzza di frittura allucinante che invade tutto l'appartamento, tutta la casa. Ad esempio, ieri mio marito ha fatto la carne, l'ha fatta arrostita. Niente, ragazze, puzza da morire di arrosto per tutta la casa. Avrei preferito fare il fritto e farlo nella friggitrice d'aria, perché addirittura sono dovuta andare a profumare poi i ripiani della cucina con il fabuloso, cioè per avere quella sensazione comunque di pulito e di odore, perché veramente si è invasa la casa. E la stessa cosa è quando andiamo a fare la frittura classica. Con questa si evita tutto quello che vi ho detto, tutte queste piccole cose che scocciano la puzza, gli schizzi d'olio, e comunque si dimezza anche il tempo. E ho messo le cose in forno. Giuliana, che è successo? Ha perso il grissino. Tieni, amore. Queste cose in forno, ragazzi, io mi sono cambiata perché io a casa non riesco a stare vestita scomoda. Infatti, comunque, anche le due felpe che ho preso da Piazza Italia sono state per questo motivo, perché almeno sono già vestita con una felpa su, e se devo uscire sono già comoda dentro e comoda fuori. Io le adoro. E chiacchiere chiacchiere, qua siamo arrivati a 12 minuti. Io la metto in pausa e vi faccio vedere che cosa sta succedendo all'interno della friggitrice d'aria. Eccole qua, stanno già dorando. E andiamo a rimetterle al loro posto e continuiamo la nostra frittura. Io comunque, mentre aspettiamo, colgo l'occasione per ringraziarvi veramente di cuore di tutti i commenti carinissimi che avete avuto nei miei confronti.
Veramente siete state dolcissime. Io ho aperto questo canale per aiutare comunque nel mio piccolo con i consigli che posso dare a altre donne nella vita pratica a facilitare proprio le cose pratiche di ogni giorno e motivarle comunque alle pulizie, motivarle all'ordine, ma appunto ci tengo a dare i miei consigli dove posso nel mio piccolo per aiutarle con certi trucchetti che magari certe persone non sanno. E che io ho scoperto man mano pulendo comunque nel corso della mia vita. Dico, ho 32 anni, non sono una donna vissuta di chissà quanti anni, però mi piace tanto leggere comunque anche sul web e quindi so tanti tanti trucchetti e tante cose che metto in pratica. E siamo a 9 minuti. Io vado un attimo ad aprirla. Usate il dito davanti alla videocamera, vado un attimo a shakerarle per girarle e vado a rimetterlo. Scusate se nelle riprese non si vede che chiudo la friggitrice d'aria, ma è chiusa, ma con una mano e con l'altra il cellulare non riesco proprio perché sto riprendendo col cellulare. Ok, sono 5 minuti. E sembra che stiamo aspettando il capodanno. 5 minuti, 10 minuti, 4 minuti. Insomma, comunque, sul fatto che si va a risparmiare tempo, dici perché si va a risparmiare tempo? Perché comunque è come un fornetto ventilato. Se noi li andiamo a fare a forno senza olio, comunque per essere più salutari, il forno ci sta molto di più a cucinare le patate, come a cucinare qualsiasi altra cosa. Nella friggitrice ad aria. Questo tempo viene completamente dimezzato. Se lì era mezz'ora, qui è 15 minuti. Le cose vengono buonissime, vi ripeto, sia se ci spennellate l'olio perché magari volete sentire il sapore dell'olio, sia se andate a farle completamente senza olio. E questo cerchio significa che lei ha finito, sta per suonare. Vi faccio sentire un po', ecco. 2, 3, 4 e va avanti. Quindi se siamo anche nell'altra stanza, ha voglia di sentirla che ha finito. E andiamo ad aprire. Eccole qua, adesso sì. Adesso sì. Ecco qua le nostre patatine. Come vi sembrano dall'aspetto? Patatine fritte. Vado a mettere il sale. Poi per pulirla, adesso è ancora un po' calda, c'è anche un residuo di patatina. Facilissimo, questo si porta avanti, si schiaccia il pulsante e si solleva il cestello per pulirlo. Andiamo a metterlo nel lavandino. Sotto, vedete, c'è qualche residuo delle patatine ed è qui in questo cestello che vanno a finire i residui, anche a volte di grasso, dipende cosa andiamo a cucinare. In questo caso sono le bricioline delle patatine fritte. E mentre parlo con voi ho beccato uno che, ma com'è che non ti bruci? Scusami, non sono No, bollenti. No, no. io non avevo ancora fatto vedere che come. Cioè, non le avevo mangiate perché mi sembravano bollenti, invece come No, sono? sono calde, ma sono buone. Sono calde ma sono buone. Ok. Come stai detto? Buonissime, no? Buone, croccante fuori e morbida dentro. Ok, lui parla quando c'è la videocamera spenta, va bene. Calda? Attento, com'è? Com'è? Buona. Ragazze, per questo video è tutto. La nostra giornata è finita. Bimbi, tra virgolette, permettendo, perché io però faccio le nottate, lo sapete per chi mi segue. Faccio i turni, certe volte da mezzanotte alle 3, certe volte dalle 3 alle 5 di mattina. Dipende quando si sveglia mia figlia. Tanto di dormire che ce ne importa. Cioè, la privazione di sonno la usavano per le torture, dico, vorrei ricordarlo. Ma comunque sono piccoli e cresceranno. Per questo video è tutto. La dimostrazione della friggitrice d'aria e le patatine fritte sono qua, ve l'ho fatta.
Le cosine che ho comprato ve le ho mostrate. Le mie pulizie stamattina le ho fatte molto velocemente, appunto perché era domenica e non mi andava di stare lì a pulire. Vi ridico appunto quello che ho detto stamattina, che è la domenica, è una giornata da godere con la famiglia. Vi saluto. Vi mando un grosso bacio, se il video vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su e non dimenticate di scrivermi nei commenti sempre che cosa ne pensate, ci tengo tantissimo. E per chi è nuovo, è la prima volta che si trova sul mio canale, se il video vi è piaciuto e la tipologia vi piace, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere i prossimi video che andrò a caricare. Io vi saluto, vi mando un altro grosso bacio. E ciao!